Sì, secondo me sì, forse se non il più bello, però è stato un attimo di follia, quindi è andata alla pelle, fare a volte degli Eurogol ci devi provare, non saprei mai come va a finire, ho sempre pensato così, distante, ho pensato di andarci di tacco, ma non di interno, ci vado col pallone. Fortuna voluto che poi la colpissi proprio come lui. Poi l'ho rivista, devo dire, ma ha fatto un certo effetto anche a me rivedere. Chiedo solamente come sei di Castellammare, che effetto ti ha fatto sentire dopo quel gol, quel coro che a San Paolo cantava per un certo Maradona, mamma, innamorato solo visto Guagliarella. Sempre bello, quando poi fai gioire i tifosi, un gol così, come fanno tutta la sud, è veramente di qualcosa che poi ti resta dentro e te lo porti per un po' di tempo, perché poi sempre le immagini ti si inquadratura con i tifosi con le mani nei capelli, quindi questo è sempre bello. Cioè quelle immagini che poi ti restano dentro, ricordi il piacere. Cos'è cambiato dalla gara contro l'Udinese? Sicuramente l'approccio, sapevamo comunque Udine, non l'abbiamo fatto bene, si sapeva, anche se tanti ci avete già processato, ma la prima di campionato era ad agosto, parlando con i miei compagni, mi stavo tranquillo, non ascoltate quello che dite o dicono fuori, perché il calcio è così, c'era ancora settembre, sembrava già che fosse finito il campionato. Secondo me su una squadra giovane bisogna anche nel giudizio, bisogna essere tranquilli, perché si rischia di fare brutte figure chi sta dall'altra parte, quando in campo poi rispondiamo alla nostra squadra. Noi ci siamo presi le critiche, siamo scesi in campo sapendo che contro il Napoli può fare brutte figure e quindi abbiamo dimostrato di essere squadra. Poi si poteva perdere, per carità, perché il Napoli è una grandissima squadra, però abbiamo dimostrato che la squadra c'è. Come ti trovi in coppia con De Strel e come valuti la sua evoluzione questi due? No, De Strel è un gran bel giocatore, è normale, più il tempo passa e più l'intesa cresce, come cresce anche con gli altri che oggi non hanno giocato, è efficace, di sta in panchina, e quando entra tante volte non è determinante, quindi normale andiamo con questa vittoria contro il Napoli alla sosta, possiamo lavorare 15 giorni in un'altra. Leggermente così. Fabio, un gol stupendo, peccato soltanto contro il Napoli. Infatti, un gol straordinario mi capita sempre di farlo contro il Napoli, la squadra della mia città. E se è il destino che vuole così. Va bene, cosa devo dire? Un giudizio proprio sul Napoli, dove può arrivare secondo te in questo campionato? Napoli è una squadra straordinaria, l'ha dimostrato l'anno scorso. Gioca un calcio che se non sei concentrato ti fa uno o due gol nel giro di 5 minuti, è un giocatore straordinario, sono entrati Mertens, Unas, che facevano la differenza, noi siamo stati bravi in difesa a prendere poco, però rischio veramente di fare tutto. E gli è successo stasera? Giocava la Samba o qualcuno? La Samba ha fatto una grandissima partita. Poi noi siamo stati bravi perché Napoli non ti concede tanto, quando ti concede devi essere bravo a sfruttare l'occasione. E siamo stati bravi fortunati. E che l'avesse fatto un gol così Cristiano Ronaldo se ne parlerebbe per settimane. E auguri anche per te se ne parli per settimane. Io gol poi all'epoca quando li facevo bene non c'erano i social, quindi ora ne ho fatto uno bello, ci tenevo a farlo poi in casa, era un po' che ci pensavo, cioè, un gol mio mi piacerebbe farlo, è capitato oggi, quindi non so se se ne parla, però diciamo che all'età di 35 anni è una bella soddisfazione.